Buona domenica amici della Non Solo Libri, eccoci qui con un nuovo video un po' particolare. Ebbene sì, non andremo ad unboxare nulla, non vi farò vedere, ahimè, la ricetta di cucina che arriva, credetemi, veramente la devo rifare da zero perché, come vi ho accennato nel video scorso, ho perso dei video. Fa niente, non c'è problema, si fa volentieri, rimangio volentieri la mia ricetta. Ricordatevi. Ma mi è venuto, non lo so così, no? Questa settimana la voglia di condividere con voi alcuni pensieri, no? Come giovedì ho cercato di spiegarvi da quella che può essere la mia esperienza di commerciante di fumetti, come non sbagliare a fare un regalo legato naturalmente al mondo del fumetto, che è molto, il fumetto è molto vicino a come logica al profumo, bisogna sempre stare attenti, eccetera. Ma se non l'aveste vista, andatevela a rivedere la puntata di giovedì. Assolutamente, è molto molto, credo, spero, utile. Naturalmente a tutti quelli che quando entrano in un negozio come il nostro fanno fondamentalmente quel tipo di domande. E oggi invece voglio parlare con voi veramente, cioè un po' come facciamo io e Fabio su Twitch, chiacchiera fumetti ragazzi miei, il giovedì o la domenica alle 21:30, parlando, discutendo con voi animatamente per così dire di tante logiche che stanno dietro al fumetto, al gadget e quant'altro, al nostro mondo geek e nerd. Oggi voglio valutare assieme a voi, a me piacciono tantissimo gli shonen, sono cresciuto con gli shonen, ok, quindi con il genere, adesso ci sono i video su TikTok, il genere, la categoria, shonen è il, in realtà è il genere, non è sicuramente la categoria perché poi c'è lo shonen action, lo shonen e via dicendo, ci mancherebbe altro, però ragazzi miei, mamma mia, non attacchiamoci, viviamo un pochino più liberamente, spensieratamente. Determinate cose sono facezie. Comunque sia, negli shonen action, come è cambiata la logica del valore della potenza, ok? O se magari è rimasta simile. E andremo a farlo vedendo naturalmente che 4-5 titoli che adesso stanno andando alla grande, proprio per capire come effettivamente ci potrebbe essere una rivalutazione e un'evoluzione del concetto naturalmente di forza e potenza. Ma prima di farlo vi ricordo, se ancora non l'aveste fatto, boom, di iscrivervi a questo canale e di mettere un bel mi piace a questo video e a tutti quelli che recupererete, che per voi non costa nulla veramente, ma per noi è estremamente importante per crescere, per capire di fare bene. Insomma, e per il resto qui sotto, bam, elencato in descrizione, trovate tutti i link a tutti i nostri social per poter in qualche modo essere sempre aggiornati su tutto quello che esce. Ve lo continuiamo a dire e tante volte ancora arrivate in negozio, ci contattate dicendoci ma ho visto sul sito della Y che è uscito quel fumetto, guarda che è già uscito, lo trovi nella lista, oppure no, non è ancora uscito, hanno sbagliato, oppure hanno annunciato l'uscita ma non sono riusciti a distribuirlo. Basta seguire le nostre liste e vedrete che rimarrete sempre aggiornati su tutto. Poi si sbaglia, ragazzi, ogni tanto ci mancherebbe altro. Ma iniziamo subito con questo video. Sigla! E come ogni tanto faccio, vi porto in giro, tra virgolette, no? Per il negozio. Vi faccio venire il mal di testa? No, dai, ci mancherebbe altro. Mi fermo qui. Sono nella zona Star Comics, dietro ci sono le vetrine, i giochi, i gadget, il cibo e via dicendo. E per prendere il primo titolo che in realtà a gran voce quasi, no, ha cambiato fondamentalmente questo tipo di concetto, che è, scusatemi, non lo trovavo più, voilà, Kaiju numero 8. Non ve li faccio vedere, ve li ho già fatti vedere 600 volte i fumetti, quindi non sto qui a cambiare inquadratura per farvi vedere le pagine li trovate ovunque, le trovate anche sui nostri video di consigli di lettura eccetera eccetera, o magari li avete già letto. Queste sono solo considerazioni domenicali. In Kaiju numero 8 che cosa abbiamo? Abbiamo Kafka, abbiamo Leo, abbiamo tanti altri personaggi che poi impareremo a conoscere, ad amare, ad apprezzare nel corso naturalmente della storia, dello sviluppo della storia dei numeri eccetera eccetera, e abbiamo abbiamo un cambiamento, nel senso che in questo caso, anche se è un'opera shonen action appunto, quindi per adolescenti dovrebbe essere shonen, ma dovrebbe essere nel senso, nel concetto, cioè l'opera dovrebbe essere creata tra virgolette per una sorta di logica
che però si è persa nell'ultimo periodo, ragazzi. Noi continuiamo a dirvelo, staccatevi dal concetto dello shonen, allora è per ragazze, vi dicendo, perché non è fondamentalmente, scusate, mi ho fatto un casino, non è fondamentalmente più così, o comunque sia alcune cose sono cambiate. E lo vediamo ad esempio in maniera più leggera rispetto a un attacco di giganti Shingeki no Kyoshin, perché se no, se non lo dici in giapponese, oh mio Dio, o magari a un Tokyo Ghoul e via dicendo, che secondo me appunto non stavano assolutamente allo shonen, sono stati degli straordinari seinen, quindi fumetti per adulti, secondo me, anche per le tematiche trattate, politiche e via dicendo. In Kaiju numero 8 noi abbiamo il nostro protagonista che per una serie di motivi mangia un micro Kaiju, prende i poteri di un Kaiju, ma bababam, insomma, andatevi a vedere il video dove ne parliamo. Il protagonista non solo è più grande rispetto all'età media, diciamo, dei protagonisti shonen, che poi magari hanno comunque sì una crescita proprio anche solo di età nel corso della storia, ma è che in questo contesto non c'è, eccetera. Lui ha più di 30 anni il suo subito dal primo barra, secondo me soprattutto dal secondo volume, si nota subito che la sua forza è già quasi ai massimi livelli. Deve solo imparare a viverci, a conviverci, a controllarla naturalmente. Mentre nello shonen classico, Dragon Ball lo prendiamo come esempio, ma non solo, anche in realtà in uno di quelli moderni, My Hero Academia o anche in Demon Slayer, questo approccio classico allo sviluppo della storia per andare avanti legato naturalmente, cioè il concetto legato naturalmente alla forza è di progressione. Si inizia che al lettore sembra già che il protagonista sia abbastanza forte, ma man mano che crescerà, evolverà e troverà anche degli ostacoli davanti a sé, dovrà per forza di cose allenarsi, ad esempio Yu Yu Hakusho e via dicendo, per poi dopo estremizzare la sua forza. In realtà in uno shonen demenziale, come ad esempio Belzebub, il nostro protagonista, è vero che anche lì si allena, nonostante la geniale demenzialità dell'opera, che è straordinariamente divertente, ok? Ma lui già di base è effettivamente molto forte, più che altro non si vede un limite. Questo però era un concetto che era già avvenuto all'interno naturalmente della logica dei Saiyan in Dragon Ball da parte dello straordinario sensei Akira Toriyama. Quindi un cambiamento minimo c'è stato, ma in realtà il cambiamento vero e proprio da questo punto di vista lo ha fatto un altro titolo. Prima, almeno io naturalmente parlo di pubblicazioni in Italia, prima di arrivare, prendo il numero, dai, l'ultimo numero, che è stato Mashle. Mashle è come Belzebub, come Gintama, eccetera, eccetera, è uno shonen sì, uno shonen action sì, ma ha quella parte demenziale assurda che in qualche modo va a stemperare un po' quelli che potrebbero anche essere dei temi trattati e via dicendo. Serve a intrattenere, a fare compagnia e comunque sia a farci fondamentalmente ridere e sorridere. In Mashle il nostro protagonista è estremamente forte già dall'inizio, un po' troppo alla Saitama di One Punch Man, che dopo andremo a vedere, però diciamo che comunque sia ha fatto, non deve fare un'evoluzione, lui ha già un livello tale di potenza, a prescindere dal contesto, dalla scenografia e dalla sceneggiatura e dal mondo che i nostri protagonisti vivono, lui è talmente forte da non avere nessun tipo di problematica a scontrarsi con chiunque, troverà sempre non tanto un escamotage, ma attraverso proprio il suo livello di potere, tra virgolette, la possibilità di farcela e di salvare gli altri, nananana. Quindi capite bene che proprio sembrerebbe, rispetto al classico One Piece, meraviglioso, rispetto appunto, dicevamo, a My Hero Academia Demon Slayer, rispetto anche, immaginatevi, al Dr. Stone, che in realtà non è un action, mettiamola così, c'è comunque sia una sorta di livello di crescita, no? Il ricordo di determinate tecniche, ma il metterle in pratica fa sì che noi ci si impratichisca oppure ci si faccia aiutare da altri e via dicendo, insomma. C'è anche questo tipo di logica all'interno naturalmente del contesto dello shonen action, mettiamola così.
Oppure Fairy Tail, Eden Zero e via dicendo, ce ne sono tanti che ricalcano ancora però il punto di vista, la visione diciamo classica, tra virgolette, della crescita della forza nello shonen. Andiamo a vedere ad esempio, scusatemi, mi stavo impiantando contro uno dei nostri straordinari cartonati. Andiamo a vedere ad esempio un altro, sto facendo un danno, ok, un altro titolo, come dicevamo, appunto One Punch Man, uscito tra l'altro da pochissimo il 24, ricordatevi, anche con in edizione variant, sono ancora disponibili con la sovracoperta che vi permette di comporre la classica immagine. Non so per quanto tempo andranno avanti, ormai dal 17 mi pare fosse, 17-18, siamo al 24, devono essere 2 o 3 o 4, ormai sono tantissime. Va bene, comunque sia, in One Punch Man, di cui da poco tempo sono ritornati disponibili anche i primissimi numeri per chi volesse finalmente cimentarsi in questa straordinaria opera del mitico One, cioè dietro, lo sapete, la diciamo leggenda realtà eccetera, di un straordinario Murata già conosciuto per il mitico High Shield, ok, che è uno di quelli classici, nonostante uno spokon e uno sportivo, con qualcosa di, sapete che lo spokon sportivo in Giappone deve comunque avere una relazione con poteri o quant'altro, magari non a gran voce, non detti ad alta voce appunto, ma comunque sia, in qualche modo cercano sempre di farci capire che qualcosa di strano c'è nel protagonista o con primari quant'altro eccetera, rispetto alle loro capacità atletiche. In One Punch Man appunto il Saitama, che amava la storia che veniva scritta e disegnata molto male dal mitico One e veniva buttata su Twitter eccetera eccetera, chiese se poteva essere appunto il disegnatore. Così fu, il sodalizio è stato straordinario e ci ha portato un'opera meravigliosa. In One Punch Man il non protagonista, come lo definisco io perché non è il protagonista della storia, Saitama appunto, che è questo ragazzo che anche lui non è più giovanissimo, secondo la logica dello shonen, che per una serie di allenamenti che ha fatto, che in realtà sono molto stupidi, stupidi per modo di dire, insomma, eccetera, eccetera, ha perso i capelli, ma ha trasceso quella che è, diciamo, il livello di forza che può a cui può aspirare l'umano classico ed è diventato qualcosa di più. In questo numero 24, ad esempio, andiamo a capire, a captare che forse sta venendo detto, tra virgolette, in qualche modo, l'autore vuole passare il messaggio che Saitama non è più umano, cioè è qualcosa di completamente differente. In maniera sempre ironica, sempre demenziale, eccetera, eccetera. Il concetto proprio qui della forza è stato forse uno dei primi che è arrivato in maniera così preponderante e predominante a cambiare questo appunto livello di coscienza all'interno del manga shonen. Il fatto proprio che Saitama è forte già talmente tanto che lui potrebbe tranquillamente portare a termine tutta la storia, no? Chi è che c'è da sconfiggere? Qual è il vero cattivo di tutto? Lui, ok, a posto così. Poi, alt. Al 24 sicuramente gli autori, spero che a un certo punto metterà veramente i bastoni tra le ruote al nostro Saitama per farlo impegnare o per far sì che anche lui si possa divertire combattendo, ok? Relazionandosi al nemico di tuo. Magari sarà Garo, magari sarà lui, non lo so. Naruto, Boruto, anche qui c'è comunque un'evoluzione classica, cosa che ad esempio non troviamo in, voilà, in Sakamoto Days. Sakamoto Days appena uscito, numero 1, c'era la variant con il grembiule, purtroppo è finita, non c'è più. Comunque sia, in Sakamoto Days noi abbiamo il protagonista, questo signore un po' corpulento, tra virgolette, che ci viene detto già dall'inizio della storia che lui è il più grande, dire assassino, diciamo, però vabbè, mettiamola giù in questo contesto, è un assassino esagerato, incredibile, ok? Che si è ritirato per una serie di motivi che non vi dirò perché è parte fondamentale del primo numero della storia, quindi è giusto che voi lo leggiate. Ma lui è talmente già forte, talmente bravo e talmente il migliore in tutto ciò che fa, ok? E lo si vede perché nel momento in cui l'inizio della storia sarà con un suo Kohai, ok? Che in qualche modo è stato mandato dalla
diciamo, agenzia criminale, chiamiamola così, di cui faceva parte anche il nostro Sakamoto, appunto, per, in realtà, per o convincerlo a ritornare o comunque sia per assassinarlo. E il comprimario coprotagonista, eccolo qua, capirà e vedrà ancora una volta le doti eccellenti, nonostante l'aumento di peso e tant'altro, ok, del nostro protagonista, e quindi rimarrà ancora di nuovo folgorato e accetterà e cercherà, anzi, di e in qualche modo anche lui rinuncerà alla vita criminosa per aiutarlo in questo combini, in cui questo supermercatino che lui naturalmente ha aperto per diciamo fare una vita tranquilla insieme alla moglie e quant'altro. Un altro che ha cambiato un pochino le regole della base dello shonen action è sicuramente lo straordinario Jujutsu Kaisen. In realtà il nostro Yuji Itadori, un po' alla, non so se ve lo ricordate o se no andatevi a cercare qualcosa, anche solo l'anime Usho e Tora, dove naturalmente i nostri due protagonisti sono uniti da un patto, ok? In questo caso non c'è veramente un patto. Il nostro Yuji Itadori, uno dei protagonisti, all'interno ha, per una serie di motivi, dita mangiate, ok, uno dei più degli stregoni cattivi, malvagi naturalmente, che si chiama Sukuna, che qua vediamo un pochettino, ok, riceve da esso in qualche modo anche un aumento della propria capacità e del proprio potere. E quindi già c'è un aumento, però non dato da un allenamento, ma solo ed esclusivamente dall'ingestione di un elemento esterno, che appunto sono le dita di questo stregone, che una volta unite purtroppo faranno rivivere questo stregone, ok? Di cui tutti hanno paura. Ad esempio nel numero 14, che è uscito da poco, questa settimana, noi abbiamo proprio finalmente, vediamo in realtà già dal numero 13, un Sukuna completo, ok? Sotto certi aspetti, che combatte. E vediamo che lui non ha limiti, nel senso che se lo avevano ridotto in quello stato, un motivo c'era. Sicuramente chi l'ha ridotto in quel momento era più forte di Sukuna o è riuscito in qualche modo attraverso degli escamotage a, diciamo, a bloccarlo, a limitarlo, ok? Separando le dita e quant'altro. Quindi la logica anche qui è che comunque sia anche Yuji, nel momento in cui si affaccia alla storia, è già abbastanza forte, ha già delle capacità particolari. Però qui ci rivedo un pochettino troppo il Bleach di Tite Kubo, dove il nostro Ichigo, che è vero che migliora man mano si allena e quant'altro, come in ogni classico shonen action, ma ha già di base delle capacità intrinseche, visto che la madre era una Quincy, il padre era uno Shinigami, diciamo che comunque sia è sicuramente più facile il classico vincere facile, un po' la volpe di Naruto all'interno dello stesso, per poter riuscire a essere migliori degli altri o superiori agli altri, oltre naturalmente all'impegno, che comunque sia uno dei fondamentali che noi troviamo negli shonen, proprio perché è uno degli elementi che deve venire fuori, tra virgolette, degli elementi positivi, l'aiutare gli altri, essere sempre pronti, l'amicizia, i valori classici e quindi anche l'impegno e quant'altro. Ce ne sono tantissimi altri, no? Black Clover, piuttosto che Fire Force, scusatemi, Twin Star Exorcist, che però riguardano proprio le regole, quelle base fondamentali, dove ci deve essere una crescita, dove c'è un impegno, dove c'è un allenamento, dove c'è uno scontro che ci lascia, diciamo, tra virgolette, l'amaro in bocca, e da lì noi vogliamo diventare più forti a seconda delle nostre capacità e via dicendo. Alcuni però, come potete vedere, alcune cose stanno cambiando. Questo cambiamento, secondo voi, ve lo dico, se avete voglia scrivetelo qua sotto nei commenti, eccetera, è qualcosa che noi a un certo punto a cui ci dovremo abituare, nel bene e nel male, che ci piaccia o meno, no? Anche se comunque sia un minimo di crescita la vedremo sempre, ma magari la vedremo anche in One Punch Man, ci mancherebbe altro del nostro pseudo non protagonista. È sintomo di questo periodo che stiamo vivendo, dove c'è la perdita di alcuni valori, purtroppo lo sappiamo tutti, ok? E quindi in qualche modo ci siamo, tra virgolette, trovati, anche gli autori si trovano a doversi relazionare con qualcosa di completamente differente e di arrivare a un pubblico che magari non ha più voglia o così tanta di protagonisti che in ogni caso un po' troppo, ad esempio la My Hero Academia con Deku eccetera eccetera, dove il protagonista è un, diciamo, è una sofferenza continua la sua crescita, ok? E quindi in qualche modo, boom, ci si è stancati di vedere questi
protagonisti sempre pronti a sacrificarsi per gli altri, ma diciamo in qualche modo dovendo sacrificare parte di essi completamente, e quindi abbiamo bisogno di qualcuno, di storie più facete. Kaiju è molto divertente, Saitama, Sakamoto Days è molto divertente, One Punch Man è molto divertente. Vedete come magari andando Gintama eccetera eccetera, andando ad aggiungere quell'elemento di demenzialità, di ilarità, può darsi che appunto sia più facile farci interpretare, farci affezionare a un personaggio che non è esattamente così forte, cioè scusatemi, che è esageratamente forte, ma magari che è poco empatico. Saitama è poco empatico, poi non è in realtà così, Sakamoto è poco empatico, Kafka di Kaiju no, in realtà fondamentalmente, però diciamo che comunque ci sono altri elementi distintivi, Meshul è poco empatico e via dicendo. Può darsi che queste cose effettivamente facciano parte di una nuova evoluzione dello shonen, o in realtà rimarranno relegate a una sorta di differenziazione di altro sottogenere, quindi shonen action, demential action, facciamo più, o comedy action, che ormai è diventato così, che è incominciato a essere interpretato proprio così, con personaggi tra l'altro più adulti rispetto a quelli che sono la media dei personaggi shonen. Non lo so, sono tutti punti interrogativi. Io ho voluto solo ed esclusivamente dare un argomento su cui magari discutere tra amici o pensare a voi in casa, no? A seconda dei vostri gusti, andando a vedere altre opere che state leggendo, che avete letto e via dicendo, se ritrovate alcuni di questi elementi o meno. Pertanto, ragazzi miei, io spero veramente che questo video possa essere stato anche solo di compagnia. E quindi andiamo ai saluti, dai. Insomma, ragazzi miei, abbiamo visto come determinate cose fondamentalmente sono cambiate. E sono cambiate, secondo me, anche perché c'è stato un cambio anche generazionale. E quindi determinati elementi anche così puerili come la forza e così via devono evolversi obbligatoriamente a seconda naturalmente di come ormai l'utente si avvicina all'opera e alla trama e al personaggio e a tantissimi altri elementi, insomma, ma ne abbiamo già discusso animatamente. Se avete qualcosa da dire, non siete d'accordo, volete portare altri così altre considerazioni eccetera, lo potete fare qui sotto nei commenti, ragazzi miei, servono a quello. Potete naturalmente sempre elegantemente ed educatamente, potete naturalmente giustamente dire la vostra, questo è importante, così che tanti altri possano in qualche modo condividere con voi oppure discutere con voi di tutto ciò che si è parlato in questo video e non. Ciao!